Si conclude oggi questa missione a Tokyo, una missione importante da un punto di vista turistico, non solo, ma di valorizzazione del nostro business e della nostra capacità di guardare all'innovazione. Abbiamo fatto incontri con tantissime imprese, tantissimi importatori, persone che sono venute per conoscere la nostra capacità di curare la tradizione, ma di guardare anche alla sfida del futuro, così come ha fatto Mermec anzitempo, e abbiamo partecipato con loro alla principale fiera del settore ferroviario in cui Mermec è protagonista da anni in Giappone, e l'abbiamo sostenuta istituzionalmente insieme all'ambasciata italiana con grande orgoglio e rispetto al lavoro che hanno svolto in questi anni. Da qui sono nate importanti collaborazioni nel settore dell'aerospazio, ma non solo, nel settore agroalimentare. Abbiamo messo un punto importante, anche grazie a una sinergia con la Camera di Commercio Italo-Orientale, con uno sguardo verso Osaka 2025, con cui dall'incontro con il commissario Vattani stiamo costruendo insieme un protagonismo pugliese e italiano.